Presso il Museo del Cedro di Santa Maria del Cedro, la manifestazione L'Etrog e il Cianucchià, simboli di un'identità, organizzata dal Consorzio del Cedro di Calabria in collaborazione con l'Unione della Comunità Ebraiche Italiane, la Regione Calabria e il Comune di Santa Maria del Cedro, durante la quale si è assistito all'accensione del Cianucchià in occasione della terza sera della Festa Ebraica delle Luci e anche dalla presentazione del libro Il cedro nella realtà e nel desiderio di Franco Galliano, a cura del Consorzio del Cedro di Calabria, un'opera che punta ad essere da un lato il proseguo del messaggio culturale sul cedro lasciatoci dal compianto rabbino capo della comunità ebraica di Roma, Elio Toaf, dall'altro un approfondimento sul piano scientifico grazie alle ricerche condotte da Leonardo Caputo, ricercatore presso il CNR ISPA di Bari, e da Leonardo Di Donna, il professor presso il Dipartimento di Chimica Unical, entrambi presenti all'incontro. Il governo regionale, guidato dal presidente Occhiuto, ha dall'inizio del suo percorso voluto intraprendere rapporti di grande cordialità con la comunità ebraica e con lo Stato di Israele. Questo perché noi crediamo che, per esempio, in quest'area, nell'area dell'Alto Tirreno, dove c'è questa coltivazione, la coltivazione del cedro, che è punto di riferimento, marcatore identitario per noi, ma che è punto di riferimento per la regione ebraica, credo che debba essere sempre più implementata attraverso azioni sinergiche. Occasioni come questa, confronti come questo con le comunità ebraiche, con il territorio, con le scuole, servono a far sì che ci sia maggiore consapevolezza delle potenzialità di questa terra. In fondo, se gli israeliani fossero capaci, gli ebrei fossero capaci di, o avessero la possibilità di produrre cedro come il nostro, probabilmente lo farebbero in casa. Evidentemente la nostra terra ha qualcosa in più e allora noi dobbiamo essere orgogliosi di tutto questo, credere nelle nostre risorse e crescere in consapevolezza soprattutto da parte dei più giovani. C'è un legame profondo che esiste da sempre tra la comunità di Santa Maria del Cedro e le comunità ebraiche provenienti da tutte le parti del mondo. Questa occasione, la festa della Hanukkah, è motivo per rinsaldare rapporti che esistono da sempre. Lo abbiamo voluto fare anche presentando quest'ultimo lavoro, questo libro scritto da Franco Galliano, curato dal Consorzio del Cedro di Calabria, che rappresenta un po' un punto di riferimento oggi per un nuovo approccio sulla cedricoltura. Beh, Hanukkah è una festa molto importante che ricorda un episodio antico che però viene ogni anno ripercorso, è il miracolo delle luci perché venne trovato contro il pericolo di ellenizzazione, di assimilazione che i greci volevano fare a dispetto di tutto, venne trovata nella riconsacrazione del Tempio di Gerusalemme un'ampolla con dell'olio che sembrava dovesse bastare soltanto per un giorno, invece durò 8 giorni e sono appunto gli 8 giorni della festa di Hanukkah che si celebra appunto in questi giorni in tutto il mondo. E quindi è una festa di libertà ma anche di riconsiderazione della propria identità, che è un'identità che non deve mai dimenticare e far venir meno le proprie radici, le proprie tradizioni. Ecco, io posso dire che ogni volta che sono venuto in Calabria poi sono partito avendo la certezza che sarei tornato a raccontare un'altra storia ancora, perché più si viene e più si scopre. Santa Maria del Cedro è una bellissima realtà, è una realtà che adesso dopo 3 anni ho visto in continua crescita, e se proprio posso dare un consiglio a Angelo Adduci e agli altri amici del Consorzio del Cedro, è quello di cominciare a parlare di questa realtà anche fuori della regione, soprattutto fuori della regione. Santa Maria del Cedro è stata una tappa di tutte queste iniziative calabresi ebraiche molto importante, perché unisce due aspetti fondamentali dell'ebraismo, della spiritualità ebraica: il significato del cedro,
della bellezza del cedro, vista come il frutto di bell'aspetto, quindi un atto estetico di Dio che viene manifestato. E questo ha un significato molto profondo, perché qui, soprattutto a Santa Maria del Cedro, hanno saputo mantenere quelle tradizioni pure fino adesso, con coraggio, e quindi hanno avuto il pregio di fare brillare questo frutto, e oggi l'abbiamo fatto brillare anche con la festa delle luci.